Bentrovati a questa nuova puntata di Punto d'Incontro che ci vede oggi in compagnia ospite nei nostri studi di Paola Rigoni, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Sanremo. Bentrovata. Grazie. Tra l'altro è un piacere personale perché è la prima volta che Paola Rigoni viene in televisione e devo dire che c'è sempre stata un po' l'idea della ritrosia del 5 Stelle di andare in televisione. A Imperia TV vengono tutti, sono venuti anche durante la campagna elettorale di Diano Marina, in passato di Valle Crosia, di Ventimiglia, quindi questo ci può fare solo che piacere perché vuol dire che insomma viene anche apprezzata la correttezza del nostro mezzo di informazione, che siamo sempre pronti a raccogliere le istanze e i pareri da parte di tutti. Allora, intanto parliamo del Movimento 5 Stelle a Sanremo che fa parte, integrante del Consiglio Comunale della Città dei Fiori con due consiglieri. Esatto. Dopo i primi anni di amministrazione, insomma, possiamo dire quale sia stato l'impatto, l'ingresso, perché voi sono anni che lavorate in città su diverse tematiche e con l'ultima amministrazione siete entrati in consiglio. Com'è stato subito il primo impatto? Beh, innanzitutto grazie dell'invito e buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Per me è sicuramente la prima volta. C'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta con Imperia. Imperia TV. Imperia TV, va benissimo. Qual è stato il nostro primo impatto? È scioccante. Sì. Sì, scioccante, però in realtà eravamo abbastanza preparati perché arrivavamo da questa emozione. Scioccante perché cioè, si dice sempre che la macchina comunale sia... abbia un impatto molto duro perché è faraginosa, perché ci sono tanti passaggi, anche quello che... No. Non è quello. No, no, assolutamente non è quello perché comunque noi venivamo da 7 anni di meetup e sicuramente ci eravamo preparati. Potevamo già andare alle elezioni dopo 2 anni dall'apertura del meetup, poi in realtà non ci sentivamo pronti e non l'abbiamo fatto. Abbiamo preferito lavorare sul territorio e prepararci, quindi non era tanto quello, anche se effettivamente ci siamo scontrati con alcune cose che non conoscevamo, ma l'impatto scioccante non è stato quello, ma è stato con gli altri. Con gli altri consiglieri. Come mai? Cioè siete visti con diffidenza? All'inizio diciamo sì, forse visti con diffidenza, ma anche insomma ci prendevano un po' in giro, non pensavano, comunque perché prima di tutto noi siamo cittadini, quindi siamo cittadini prestati alla politica. E dei cittadini che entrano e diventano amministratori non è semplice, perché dopo, cioè sono dopo 7 anni di meetup, di lavoro all'esterno, tu entri all'interno, quindi hai tante cose da dire, hai tanti progetti che vuoi portare avanti, vuoi portare la voce di tutti i cittadini che ti rappresentano all'interno, ed ecco per quello che noi ci chiamiamo i portavoce. Non vogliamo chiamarci i consiglieri, noi portiamo la voce. Quindi c'era tanto bagaglio, tanta voglia, tanto entusiasmo di fare la differenza, di dire finalmente i signori nessuno, cioè i cittadini a cui nessuno dà la parola, sono entrati in consiglio comunale. E questo era fantastico, spettacolare. E forse noi pensavamo fosse più semplice, pensavamo di trovare più collaborazione e pensavamo sicuramente con l'idea di dire ma se si portano dei progetti giusti che facciano bene alla collettività, che servano per la collettività, dall'altra parte non ci sarà problemi a condividere. Tutti. Certo, e questo è stato lo shock. In realtà non è andata non così. È così. No, 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 assolutamente. È stata un po' un'invasione di campo. La vostra, l'hanno vista così, forse? Sì, per essere ottimisti possiamo dire così, in realtà è stato molto di più. Però diciamo, dopo i primi mesi uno impara, capisce, soffre, perché il cittadino all'interno di una macchina comunale dove ci sono tutti i partiti soffre, e questo è innegabile, e quindi deve studiare di più, deve impegnarsi di più, perché ovviamente pensa sempre di non essere adatto, perché comunque gli altri sono i politici. Voglio dire a tutti, non è vero, tutti possono entrare in consiglio comunale a fare portavoce, basta avere
passione, va bene, onestà, coerenza, studiare molto, però tutti lo possono fare, anzi lo dovrebbero provare tutti a fare questa esperienza. È un'esperienza comunque formativa. È importante. Un'esperienza formativa sicuramente, e dopo quasi 2 anni posso dire, dopo quasi 2 anni, che è entusiasmante. È un'esperienza bellissima, anche se ci mettono tutti i bastoni fra le ruote, anche se ce ne fanno di tutti i colori, con me potrete vedere insomma durante i consigli comunali, non vedete quello che succede in commissione, ma vi posso garantire che anche lì è una bella lotta, ecco perché noi chiediamo sempre di mettere lo streaming, perché lo streaming sarebbe importante, perché i cittadini si rendono conto da casa propria, perché non tutti possono essere... Quindi anche nelle commissioni. Ma certo, ovunque, ma perché no? È sempre condivisione e partecipazione col cittadino, cioè noi siamo cittadini, portiamo la voce del cittadino e vogliamo la partecipazione del cittadino. È questa la nostra cosa fondamentale. Ecco, come bellissima. Si svolge il vostro lavoro? Noi vediamo magari la parte finale, no? Nelle nostre cronache in consiglio comunale, nei resoconti, perché poi realizziamo tanti servizi, ma alla base, insomma, com'è che nascono queste vostre proposte, queste riflessioni? Allora, in realtà le proposte sono nate prima dai 7 anni di lavoro del Meetup, certamente, e quando noi abbiamo deciso di presentarci alle elezioni perché ci sentivamo pronti, e infatti noi avevamo presentato, questo è il nostro programma elettorale, e che noi seguiamo. Quindi in realtà noi mettiamo in pratica quello che noi abbiamo presentato prima delle elezioni. E proprio quindi tutti i progetti sono già all'interno di questo. E ovviamente poi ne aggiungiamo degli altri, perché poi ci sono le emergenze, perché poi succede di tutto di più. E sicuramente poi noi abbiamo anche, come tutti i consiglieri di minoranza, un lavoro di controllo sull'amministrazione. Certo. E quindi questo non lo facevamo, diciamo, prima, lo possiamo fare all'interno adesso, chiedendo accesso agli atti. Che avete più strumenti, certo. Certo, assolutamente, sì. Quindi per quello che è entusiasmante questo. Difficilissimo, perché te lo rendono difficile, perché potrebbe essere molto più semplice, si potrebbe tranquillamente portare tutti assieme, tutte le forze politiche, dei progetti a favore della collettività, perché noi comunque sposiamo delle idee, quindi se le idee che vengono proposte dagli altri, dalle altre forze politiche, sono giuste, noi le abbiamo sempre votate. Invece dall'altra parte non funziona così. Quindi solo per il fatto che l'abbia presentato qualcun altro... No, solo per il fatto che l'abbia presentato il Movimento... è certo, cioè questo è evidente. Quello è sicuramente... Però nonostante questo siamo riusciti a portare a casa degli obiettivi. Mi piacerebbe condividerli con lei anche. Sì, perché con... poi uno strumento molto importante che voi utilizzate, sì, per portare avanti quelle tematiche è quello delle mozioni, poi ci sono, sì, ordini del giorno, interpellanze e quant'altro. Sì. In realtà quello delle mozioni è una novità. È una novità, bravo, la vedo proprio. Spieghiamola, sì, allora, pezzo, ai telespettatori. Bravissimo, vedo che segue il lavoro del Movimento 5 Stelle. Praticamente la possibilità di presentare la mozione, le mozioni, siamo stati i primi a farlo come consiglieri, e quindi abbiamo trovato dall'altra parte anche un consiglio comunale impreparato, perché non si aspettavano una cosa di questo genere, ma in realtà queste mozioni possono presentarle tutti i consiglieri, cioè un diritto di iniziativa di tutti i consiglieri, allora perché non farlo? Diciamo che noi abbiamo un pochettino esagerato, effettivamente può essere, noi lavoriamo molto, gli abbiamo presentato 14 mozioni e quindi evidentemente loro, però li abbiamo un po' scaglionate, non tutte assieme. Diciamo che abbiamo iniziato subito da novembre, pam pam, mozioni importanti, no? Mozioni che ovviamente erano state già sperimentate in altri comuni italiani dal Movimento 5 Stelle, quindi noi vediamo anche le esperienze del Movimento 5 Stelle altrove. Italiano, certo, assolutamente, quindi questo funziona la rete, c'è un passaggio di informazioni e quindi che poi uno migliora la data sul territorio, però questo è fantastico. Sì, la mozione tecnicamente viene posta in aula, allora, discussa. Praticamente funziona così, la mozione ha una grande valenza perché è una deliberazione, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare. Che è diverso dall'ordine del giorno. Bravissimo. Che è una dichiarazione di intenti. Bravissimo, che spesso, diciamo, sì. Spesso muore lì.
L'ordine del giorno. L'ordine del giorno muore lì, ma non quelli del Movimento 5 Stelle. Perché noi poi diciamo, ah, ma noi avevamo presentato l'ordine del giorno, era stato, ed è questo a loro dà un fastidio. La mozione è più. Allora, la mozione praticamente c'è una procedura particolare perché arriva agli uffici che devono valutarla e dare un parere di regolarità contabile e tecnica. A questo punto, con diciamo questo parere, arriva in commissione. Nella commissione ovviamente preposta a seguire quella determinata tematica, e la commissione, che però ha solamente un potere consultivo, la valuta, di solito lo si vota, ma anche se, infatti io ho portato poi delle mozioni che hanno ricevuto parere negativo dai consiglieri degli altri schieramenti, ma deve arrivare in consiglio comunale per la deliberazione. Purtroppo all'inizio questo non accadeva, infatti noi abbiamo delle mozioni che sono ferme da novembre, da 19 mesi, quindi da novembre del 2014. E adesso però, continuando a fare pressione, stanno arrivando. Ce le bocciano tutte. Perché però sono arrivate. Facciamo qualche esempio di qualche mozione. Che quelle bocciate? In generale, anche allora, bocciate, non bocciate. Allora, le bocciate era sull'acqua, perché noi chiedevamo che venisse messo diciamo una cosa più completa sull'acqua pubblica nello statuto. E poi sul baratto amministrativo ce l'hanno bocciata, questa mi dispiace molto, perché col baratto amministrativo i cittadini potevano, per chi non poteva pagare le proprie tasse, fare dei lavori socialmente utili. Quello è un progetto particolare che molti comuni in Italia hanno anche sposato. Non Sanremo. A Sanremo si dice che per le dimensioni che abbia sia difficile, almeno così ha detto l'amministrazione. Allo stato attuale organizzato. Ma diciamo che per l'amministrazione è sempre tutto molto difficile, è tutto molto complicato e non si può mai fare niente. Però ti dicono, ma l'idea è bellissima, bellissima, e sicuramente noi siamo favorevoli, dicono. Poi ti votano contro. È bellissimo. E poi dicono, bellissima l'idea, ma ci stavamo lavorando noi. Ma veramente l'abbiamo presentata... molto tempo prima, no, ma comunque ci stavano lavorando e intanto non passa, quindi è saltata. E poi quella dell'altra sera del testamento biologico, però diciamo che l'altra sera è stata una bella discussione, diciamo che ne non politica magari, cioè lì è andata a toccare anche la sfera molto privata, personale delle assolutamente persone. Sì, però se sei consigliere, come nel nostro caso portavoce, sei il portavoce della cittadinanza, non puoi pensare come la pensi tu, cioè tu devi permettere a tutti i cittadini di avere quel servizio, e invece questo bisognava pensare magari un pochino più in grande. Sempre sul testamento biologico, a parte che è stato bello perché comunque ognuno... ha potuto insomma dire la propria, no? Effettivamente era una mozione molto delicata. Quello che ci ha lasciato perplessi a noi del Movimento 5 Stelle è che alcuni partiti politici abbiano detto lasciamo libertà di voto. Ah sì? Cioè, e tutti, grazie! Sì, come grazie. Dichiarazione è un po' strana. Cioè, ognuno viene fatta liberi. E sarà fatta sempre, però di per sé quando uno l'ascolta è un po' strana. Quindi per noi, allora altre volte non sei libero. Per noi è scioccante, perché per noi siamo sempre liberi, e quindi per noi sentire questa cosa ci ha paralizzato. Sì, non è una cosa formalmente molto particolare da sentire. No, liberi, e tutti, grazie, come per ci ha fatto questo dono. E poi anche una cosa che quella serata è stata detta, questa sera l'abbiamo organizzata per dare modo alla minoranza di poter portare alla discussione le mozioni. No, ma non funziona così, non è che ci hanno fatto diciamo una grazia, in teoria bisognerebbe sempre discutere anche le mozioni, anche gli ordini del giorno. Invece è sembrato come dire, siamo stati bravi. Ma non lo so, per noi è normale anche questo, cioè c'è un mondo diverso, il loro che è quello diciamo della politica e il nostro che è quello semplicemente dei cittadini, che
fanno il proprio volontariato in politica per gli altri cittadini, in maniera proprio semplice. Quindi proprio c'è una, non lo so, una differenza totale. A noi sembra che ci sia uno scollamento totale e loro non se ne rendono conto. Parlando di cittadini, l'altra sera in Consiglio Comunale c'erano molti cittadini in aula che erano gli abitanti, ma anche artigiani e artisti, di Bussana Vecchia. Assolutamente sì. Sono stati bravi a venire in Consiglio Comunale. E con i loro cartelli sono stati molto, molto educati. E io li ho incontrati prima, non della serata, li avevo incontrati qualche mese prima. Sono andata a verificare la situazione di Bussana Vecchia, perché questo bisogna fare, andare verso altri cittadini e dire: mi spieghi com'è la situazione, qual è il vostro disagio. Bussana Vecchia era tanto tempo che io non andavo a sopravvedere, è bellissima. E uno si chiede, ma perché, voglio dire, in Francia se avessero una cosa di questo genere sarebbe il fiore all'occhiello per noi, per l'amministrazione e le varie amministrazioni, perché non solo questa, è stato sempre considerato come un problema. Ma perché? Cioè noi abbiamo assolutamente dei gioielli e non riescono a valutarli. Ora, è stata diciamo una vittoria riuscire a portare questo ordine del giorno. Forse abbiamo un po' calcato la mano? Sì, però altrimenti non sarebbe mai arrivato, almeno non si sa quando. Perché loro dicono sempre, ma era la nostra intenzione. Ma sì, ma le intenzioni, d'accordo. Comunque intenzioni. Se ne parlerà adesso. Ci sarà adesso c'è comunale. Questo ordine del giorno che è passato all'unanimità e quindi noi sicuramente faremo in modo che non rimanga solo così, non rimangano solo delle parole o degli intenti, ma che assolutamente si verifichi e che venga fatto, ma certamente. Poi daremo la nostra collaborazione, perché col Movimento 5 Stelle che noi abbiamo in Regione, anche loro se ne stanno occupando, anche loro stanno valutando diciamo le possibilità di avere dei finanziamenti regionali e non solo. È un modo di coinvolgere tutti, ma per salvare un gioiello, una proprietà che è di tutti. E che potrebbe essere sicuramente valorizzata. Toccherei un altro tema che è stato al centro, e lo è tuttora, di molte vostre battaglie, quello ambientale. Parliamo quindi del famoso Lotto 6 e del vostro famoso presidio. Grazie che mi dà modo di parlare di questo. Sì, il presidio nell'Otto 6 sta continuando. E ormai da? Un anno? 11 mesi. E il primo di agosto sarà un anno. È stata una battaglia, perché nonostante che noi portiamo avanti il nostro programma elettorale, nonostante che facciamo le battaglie di tutto il resto, però non dimentichiamo di stare vicino ai cittadini e soprattutto non dimentichiamo una battaglia che è fondamentale, perché non è possibile che nel 2016 si sbanchi e si sventri una montagna per riempirla di rifiuti, è impensabile. Il posto, lo sappiamo tutti, è fantastico e meraviglioso. Adesso noi l'abbiamo visto dall'inizio, c'era una montagna meravigliosa e questa montagna adesso c'è un buco immenso. Abbiamo aperto questo presidio per capire la situazione, perché gli abitanti denunciavano determinate cose, di miasmi, eccetera. Siamo andati lì per controllarli, non controllare gli abitanti, ma per controllare la situazione, per dare supporto, perché sono cittadini abbandonati che hanno subito nei 40 anni di tutto di più. E grazie diciamo a questo presidio siamo riusciti a fare una grande cosa, a creare una piccola comunità, perché non esisteva diciamo la piazzetta, adesso c'è una piazzetta del presidio. E stare lì ci ha permesso di capire bene il problema, di presentare numerosi esposti, di presentare anche un Parlamento. Assolutamente, le abbiamo provate tutte, Parlamento, Comunità Europea, abbiamo provato di tutto di più, pipistrelli, non pipistrelli. E che lì adesso in uno stato di emergenza, diciamo che forse è mancata la programmazione, ma parliamo di anni e anni, anni fa, bisognava un attimo guardare lontano sul futuro ambientale. Allora, sicuramente quando delle amministrazioni, sia comunali che provinciali, danno per i rifiuti 60 proroghe, perché si è sempre in emergenza,
È evidente che è mancata la programmazione, però si poteva ancora fermare e non è stato fatto. Adesso noi abbiamo presentato l'anno scorso un esposto che è stato firmato anche dai residenti e che ha aperto le indagini alla Procura della Repubblica. E noi speriamo, io faccio un appello alla Procura della Repubblica. Insomma, è un caso in continua evoluzione. È un caso in continua evoluzione. Drammatico, perché drammatico non solo per le persone, i residenti che abitano lì, è evidente, ma poi per tutti noi, perché è comunque l'ennesima discarica sul territorio. Ma poi la cosa inquietante è che era stata fatta un'indagine epidemiologica che era stata chiesta dalle associazioni. Famosa indagine, esatto. Sì. Adesso praticamente pare che questa discarica, questa nuova discarica, questo lotto 6 sarà aperto a breve, stanno già facendo i collaudi, ma io dico fanno i collaudi e non ci sono ancora i risultati dell'indagine epidemiologica, ma io credo che solo qui a Sanremo, che poi erano mezzi usciti, ma qualche notizia era arrivata, no, diciamo che lì è uno scandalo incredibile di quello che si è susseguito. Credo che poi lei abbia seguito e poi si era parlato poi anzi di un incontro pubblico in cui esporre questi ma risultati. La discarica tra poco verrà aperta e l'indagine epidemiologica nessuno sa, però bisogna dirlo, questa indagine epidemiologica almeno qualche dato qualcuno ce l'ha, di cui, e questo è veramente grave, ce l'ha anche chi la sta facendo la discarica. Non ce l'hanno i cittadini, ma questi risultati che sono stati dati a porte chiuse, noi eravamo fuori. Io come consigliere comunale avevo richiesto di poter entrare, avevo fatto anche una richiesta al prefetto, sono rimasta fuori. Ma io ho visto, abbiamo visto tutti quelli che uscivano, abbiamo fatto ancora una richiesta. Questa poi indagine epidemiologica, quando è iniziata, sono stati saltati anche delle persone che in 20 anni avevano avuto 7 morti di tipologie. Sì, ci sono state delle testimonianze, ecco, di Subussana. L'abbiamo scoperto noi, ma è possibile? E questo non è possibile. E adesso apriranno la discarica e non sappiamo nulla ancora dell'indagine epidemiologica. Le dico esposti di tutto su questo, per carità, ma è una situazione veramente scandalosa. Scandalosa. Siamo in chiusura, mi dica solo una cosa, sì. Su Roma e Torino. Non le ho detto tutti i nostri obiettivi raggiunti, ci voleva altra mezz'ora. Faremo un'altra puntata. Verrò ancora. Siamo molto contenti, siamo molto felici, facciamo un grande in bocca al lupo sia alle due donne, alle due grandi nostre donne. Sono tante donne. Donne nel Movimento 5 Stelle. E questo è bellissimo, vorrà dire qualcosa. Poveri uomini. Beh, direi di no. No, almeno qua a Sanremo, come quello che è successo, diciamo. Siamo un evento storico comunque, Roma e Torino. Assolutamente sì. Due città difficili, soprattutto Roma. Sì, però le due sindache sono molto brave, sono preparate e sicuramente avranno supporto di tutto il Movimento 5 Stelle, ma anche dei cittadini. E quindi ci auguriamo che vada bene, ne siamo certi. Bene, allora il tempo a nostra disposizione grazie. È scaduto, abbiamo fatto un po' una panoramica, tratteremo magari in altre occasioni altri grazie. Temi e poi seguiremo l'attività amministrativa di Sanremo. Grazie a Paola Arrigoni grazie. Per essere stata con noi. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie al pubblico per il cordiale ascolto, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie.